realize our guest today is Prime Minister Fanfani of Italy. But I will have to say something. Demonstrate and prove that in 5 months I have actually ruined it. Prime Minister Fanfani and I have had productive discussions today covering a wide range of issues. We confirmed the broad consensus that exists between our two countries on matters concerning the Middle East, Western security and solidarity, international economic cooperation and world peace. Presidente del Consiglio Fanfani e io abbiamo tenuto dei colloqui fruttuosi oggi, abbracciante una vasta gamma di argomenti. Abbiamo confermato l'ampio consenso che esiste fra i nostri due paesi su questioni concernenti il Medio Oriente, la sicurezza, la solidarietà occidentali, la cooperazione economica internazionale e la pace nel mondo. I took this occasion to thank the Prime Minister for Italy's continuing vital contribution to the Western Alliance, particularly in regard to INF, on which Italy's support has been exemplary. I can say without reservation that the United States regards Italy's role in NATO as second to no other member of the alliance and our friendship as a precious asset. Ho approfittato questa occasione per ringraziare il Presidente del Consiglio per il contributo vitale e permanente dell'Italia all'alleanza occidentale, in modo particolare nei confronti delle forze nucleari a raggio intermedio su cui l'appoggio dell'Italia è stato esemplare. Posso dichiarare senza riserve che per gli Stati Uniti il ruolo dell'Italia nella NATO è di pari importanza a quello di qualsiasi altro membro dell'Alleanza e che la nostra amicizia costituisce un vantaggio prezioso. In recent months, Italy has been demonstrating its courage and its admirable sense of responsibility in the multinational force
and observers in the Sinai, and participating in UNIFIL and as a part of the multinational force in Lebanon. And Italy has been doing its share and more. This burden, as must be expected, has not been without cost. I express to the Prime Minister our deep regret over the death of Italian soldier Filippo Montesi and the wounding of several more Italians in Lebanon. These brave men stood side by side with our Marines, serving the cause of peace in that troubled country. Nei mesi recenti, l'Italia ha dimostrato sempre il suo coraggio e il suo ammirevole senso di responsabilità in sede alla forza multinazionale degli osservatori del Sinai, nella sua partecipazione nell'UNIFIL, nonché quale componente della forza multinazionale nel Libano. L'Italia ha fatto la sua parte e ben più. Quest'onere, come sempre da prevedersi, purtroppo ha esatto il suo prezzo. Ho manifestato al Presidente del Consiglio il nostro profondo dispiacere sulla morte del milite italiano Filippo Montesi e il ferimento di diversi altri italiani nel Libano. Questi uomini coraggiosi rendevano il loro servizio accanto ai nostri Marines a sostegno della causa della pace in quel travagliato paese. Italy has also been in the forefront of endeavors to promote harmony in the Horn of Africa and in seeking tangible progress to alleviate world hunger. In the important area of East-West economic relations, the Prime Minister and I confirmed the significance we attach to current discussions aimed at achieving a broad transatlantic consensus. As we proceed on to Williamsburg, I am most grateful to have the continuing benefit of Italy's wise counsel and advice. We Americans share the values of democracy and individual choice. L'Italia si è anche trovata alla ribalta delle iniziative per promuovere l'armonia nel Corno d'Africa e nella ricerca del progresso effettivo per alleviare la fame nel mondo. Nel settore importante delle relazioni economiche est-ovest, il Presidente del Consiglio e io abbiamo confermato il significato che noi attribuiamo agli attuali colloqui in corso aventi per oggetto il conseguimento di un ampio consenso transatlantico. In vista dei nostri prossimi incontri a Williamsburg, io sono veramente grato di poter sempre contare sul beneficio del sagace Consiglio dell'Italia. I valori della democrazia sono valori che noi assieme condividiamo. And since Italy's spectacular liberation of General Dozier from his Red Brigade captors back in 1982, the general feeling around Washington has been Viva Italia. Fin dalla liberazione spettacolare del nostro generale Dozier dalle Brigate Rosse nel 1982, il sentimento generalizzato qui nella nostra capitale di Washington è stato uno di un sostenuto Viva l'Italia. The genuinely friendly nature of our relations and Italy's tangible commitment to preserving peace and freedom caused me to repeat that sentiment today. America is proud to have Italy as a friend and as a partner in meeting the challenges ahead. And I personally look forward to having the continued counsel and support of Prime Minister Fanfani and other Italian leaders. And welcome again, Mr. Prime Minister. Il carattere veramente amichevole dei nostri rapporti e l'impegno fattivo dell'Italia nell'opera di preservare la pace e la libertà mi inducono a ripetere questo sentimento anche oggi in questa sede. L'America è fiera di poter contare sull'Italia quale paese amico e quale partner nel rispondere alle sfide cui ci troviamo davanti ed è con soddisfazione personale che accoglierò il rinnovato consiglio e permanente sostegno da parte dell'Italia e del primo ministro Fanfani, nonché di altri dirigenti italiani. Signor Presidente, alla Casa Bianca, già con Eisenhower nel 58 e poi con Kennedy nel 61 e 63, sperimentai quali possibilità di intesa esistono tra Stati Uniti d'America e Italia. Ringrazio il Presidente Reagan, che col suo cortese invito mi ha dato modo di accertare
come salda persista l'amicizia felicemente promossa dal Cidre Gasperi. Mr. President, at the White House in the past, with President Eisenhower in 1958, and then again with President Kennedy in 1961 and 1963, I had already experienced those possibilities of understanding which exist between the United States and Italy. I thank President Reagan, who, by his courteous invitation, has afforded me the opportunity to ascertain again how solidly the friendship that was so successfully promoted by Alcide De Gasperi has been maintained. Nel saluto cordiale rivoltomi, il Presidente Reagan segnala alcuni aspetti salienti di questa intesa. L'Alleanza Atlantica, che ci impegna anche per quanto riguarda le forze nucleari intermedie, assicura nel necessario equilibrio la pace. L'azione che ci accomuna nel Sinai e a Beirut facilita l'assestamento di difficili situazioni. A Ginevra, Vienna, Madrid ricerchiamo giuste soluzioni ai problemi del disarmo e dal rispetto dei diritti umani. In his cordial welcome, President Reagan has pointed out some important aspects of this friendship. The Atlantic Alliance, which commits us also with respect to intermediate range nuclear forces, ensures peace through the necessary arms balance. Our common action in the Sinai and in Beirut facilitates the settlement of difficult situations. In Geneva, Vienna, and Madrid, we are seeking just solutions to the problems of disarmament and a respect of human rights. Della lunga cooperazione, qui mi piace ricordare anche due benefici effetti. Il primo, l'ascesa dell'Italia dalla situazione del dopoguerra, in mezzo alle distruzioni, alla posizione di paese tra i 7 più industrializzati del mondo. E la cooperazione prestata agli Stati Uniti, anche dall'Italia, per evitare che nel 1962, per i missili sovietici a Cuba, scoppiasse la prima guerra nucleare. Ecco due effetti della comune azione tra Stati Uniti d'America e Italia per il progresso e per la pace. I also wish to recall two beneficial effects of this long-standing cooperation of ours. The rise of Italy from the situation in which it found itself at the end of the Second World War, amid all the destruction, to the position of being one among the 7 most industrialized countries in the world, and the cooperation given to the United States, also by Italy, in order to avoid that the 1962 Cuban Missile Crisis become the first nuclear war. These are two effects of a common action for progress and peace. Oggi su tutti i popoli pesano due preoccupazioni: la crisi economica e la minaccia di uno scontro nucleare. Lo scambio di vedute col presidente Reagan mi consente di considerare questo incontro utile per rafforzare due grandi speranze: la speranza della ripresa economica da consolidare a Williamsburg, la speranza di una costruttiva conclusione del negoziato sui missili in corso a Ginevra. Today there are two major causes for concern for all people: the economic crisis and the threat of a nuclear clash. The exchange of views with President Reagan allows me to consider today's meeting as useful in order to strengthen two great hopes: the hope for economic recovery, which is to be consolidated at Williamsburg, and the hope for a constructive conclusion for the missiles negotiations currently taking place in Geneva. Con il realizzarsi di queste due speranze, l'economia mondiale beneficerà dell'auspicata ripresa. La pace, tuttora incerta, diverrà finalmente sicura. Milioni di uomini torneranno al lavoro. Tutti i popoli, specie se arretrati, riprenderanno la via dello sviluppo. I capitali, sottratti agli armamenti, daranno decisivo impulso alla terza rivoluzione industriale. With the fulfillment of these two hopes, the world's economy will benefit from the recovery we all seek. Peace, even today uncertain, will become finally secure.
Millions of individuals will return to work. All peoples, especially those from the third world, will resume the path to development. Funds which will be subtracted from armaments will give a decisive impetus to the third industrial revolution. Il rasserenarsi dell'orizzonte farà constatare ancora una volta ai cittadini degli Stati Uniti d'America e dell'Italia che la cooperazione tra i loro due paesi continua ad essere fattore importante di progresso e di pace. The clearing of the horizon will make the citizens of the United States and of Italy realize once again that cooperation between their two countries continues to be an important factor for peace and progress. Ready as I'll ever be. What's the crunch? Crunch. What's the crunch? What? Secretary Reagan will tell you. We don't know either. I understand you were too long at lunch. You almost missed us. I'm glad you waited.